Tre persone di 27, 29 e 41 anni sono state arrestate per la rapina nel corso della quale sabato scorso a Frattamaggiore un gioielliere ha ucciso un altro componente della banda. Uno dei rapinatori era stato arrestato dalla polizia in flagranza di reato. Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli altri due autori materiali e di un quinto soggetto che fungeva da palo. Uno dei tre fermati risulta ferito, probabilmente è stato colpito proprio durante il tentativo di rapina. Due dei fermati hanno confessato nel corso dell'interrogatorio con il PM. Nei confronti del terzo, i gravi indizi di colpevolezza si sono ricavati dal ritrovamento a seguito di una perquisizione domiciliare di un giubbino e di un paio di scarpe utilizzate, secondo un video acquisito, nel corso della tentata rapina. Quasi 30 colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi la notte scorsa in via Ravello tra San Giovanni a Teduccio e Barra, la periferia di Napoli. Molto probabilmente si tratta di una stesa. L'allarme alla Polizia di Stato lo ha dato un uomo incensurato che abita al secondo piano di uno stabile che si trova in quella strada dopo che il vetro del suo balcone è stato infranto da uno dei proiettili. Sul posto, in seguito ai rilievi sul manto stradale, sono stati rinvenuti 26 bossoli calibro 9x19. Non risultano persone ferite né telecamere in zona. Ed un altro colpo d'arma da fuoco esploso in nottata ha raggiunto questa volta una caldaia, provocando un principio di incendio sul terrazzino di un appartamento disabitato. È successo ai gradini San Liborio, una stradina a ridosso di via Toledo nel centro città. L'appartamento al primo piano era vuoto. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. Blitz dei carabinieri nella piazza di spaccio delle cosiddette case celesti a Napoli, con l'arresto di tre trafficanti e sequestri di droga e della contabilità del gruppo. I militari hanno dato esecuzione ad una misura di custodia cautelare in carcere emessa dalla GIP per concorso in produzione e spaccio di stupefacenti all'interno della storica roccaforte del clan Marino nel quartiere di Secondigliano. Le indagini sono cominciate nel 2017 e nel settembre del 2017 ed hanno permesso di cristallizzare la posizione degli indagati. I carabinieri hanno documentato il tutto con le immagini delle telecamere. Gli arrestati sono Raffaele Engeben di 52 anni, Gaetano Magro di 43, Gennaro Montagna 28 anni, tutti pregiudicati. Sequestrati 160 kg di droga in due interventi dei carabinieri, con arresti tra Castellammare, Lettere e Scafati nella zona vesuviana del Napoletano. A Scafati 112 kg di hashish in panetti sono stati trovati durante una perquisizione nella cantina di Vincenzo Vitiello, 31 anni, già noto per reati contro il patrimonio e la persona, e attualmente sottoposto all'affidamento in prova. All'arrivo dei militari l'uomo ha ingaggiato una colluttazione e si è dato alla fuga nei campi intorno alla sua abitazione, dove è stato però poco dopo catturato. Il secondo intervento antidroga è stato effettuato tra Lettere e Scafati, con l'arresto di Luigi Di Maio, un muratore trentenne incensurato. La perquisizione nella propria abitazione ha portato al sequestro di oltre 5 grammi di marijuana e di materiale per il confezionamento. Poi sul furgone, in un'area privata di libero accesso, sono stati scoperti chili di marijuana nascosti in buste, bidoni e cassettine di vario genere. Una ventunenne di Grumo Nevano è stata colpita da una grave forma di meningite ed è stata ricoverata nella notte tra domenica e lunedì all'ospedale Cotugno, dove è giunta in gravi condizioni dopo un giro durato per un intero pomeriggio di domenica tra tre ospedali, prima ad Aversa, poi a Caserta, quindi al Cardarelli ed infine la corsa al Cotugno. La donna si trova ora in rianimazione e intubata per una infezione causata da un batterio di tipo C, una delle forme più gravi e contagiose dell'infezione. Si tratta dell'ottavo caso di persona colpita da meningococco in Campania dall'inizio dell'anno, di cui tre sono stati casi mortali. Altri tre casi di meningite attualmente ricoverati sempre in rianimazione del Cotugno sono causati da un altro germe, lo pneumococco non contagioso. Le condizioni della giovane donna sono molto serie e i medici sperano di salvarle la vita. Una detenuta di origini napoletane di 65 anni è morta nella casa circondariale di Salerno Forni. Il decesso è venuto stamane intorno alle 2 e sarebbe imputabile a cause naturali. La donna avrebbe terminato di scontare la sua pena nel 2019. A darne notizie il sindacato della polizia penitenziaria. Il cadavere della donna è stato trovato dal personale di servizio durante il giro di controllo. Neanche le compagne di cella della 65enne si sarebbero accorte di quanto avvenuto. A nulla sono servizio
serviti tentativi di rianimazione del sanitario di turno. Nella struttura penitenziaria salernitana si è recato anche il medico legale su mandato del magistrato dopo la segnalazione da parte della direzione penitenziaria. I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Sessa Orunca, unitamente ai colleghi della stazione di Baia Domizia, hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione Luigi Di Napoli, 20 anni di Napoli. L'uomo, alla guida di un'auto, non si è fermato all'alto imposto dai carabinieri che stavano eseguendo un posto di blocco lungo la Domiziana. Ne è scaturito così un inseguimento. Il giovane ha perso il controllo dell'autovettura andando a sbattere contro un'altra auto in sosta. Ha poi tentato di proseguire la fuga piedi, ma è stato raggiunto e bloccato ed arrestato. Le indagini dei militari poi sulla vettura hanno permesso di accertare che la stessa era stata rubata sempre a Sezze, in provincia di Latina. Ed era questa l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, come di consueto prossimo appuntamento tra un'ora circa, più tardi.